vostro era già su di me. Vi prego, intendetemi. Io non amo soltanto dibattiti sul vulcanesimo e lo studio soltanto pietre, ma anche occhi. Che cosa incide di più nel modificare gli occhi? Una luce diversa che proviene dall'esterno o uno stato d'animo diverso che proviene dall'interno? Gli occhi di Ulrike, quando una nuvola è davanti al sole, passano in un batter d'occhio. Deliziosa scelta linguistica, in un batter d'occhio. Passano dal blu al grigio. Se la nuvola retta, avremo a che fare con una Ulrike dall'occhio grigio. Siate le benvenute, gentilissime signore. Un benvenuto di cuore al tuo più amabile del mondo. Chiaccia, parole che lasciano aspettare qualcosa. Ulrike! Sì, sì, lo so. Signor consigliere, ci vediamo. Sei io 74. Sposo lei 19. Lei 19 sarebbe la matrigna. Io ho 34 e di mia loro tiri 26. Dietro quale finestra dormi? Il palazzo ha 100 finestre. Ho 200. Il suo sguardo. Sei prigioniero del suo sguardo. Ora sei con lei sotto lo stesso tetto, ma ti separo da lei piani e pareti. Dovrei battere contro le pareti perché lei non mi notasse. Io sento il mio sposo lei di Cianzone. Lei di Cianzone. Lì, e di mia moglie di Firenze. Se io 74 sposo lei 19, lei 19 sarebbe la matrigna di mio padre. E di mia moglie di Firenze. Se io 74 sposo lei 19, lei 19 sarebbe la matrigna di mio padre. 74 e di mia moglie di Firenze. Se io 74 sposo lei 19, lei 19 sarebbe la matrigna di mio padre. 74 e di mia moglie di Firenze. Se io 74 sposo lei 19. Sia del tutto assurdo con quella cifra imponita. 74 meno 19 fa 55. Dottore, mister Bianchese, Tino Mazzaglia. Tino, ci eravamo lasciati qualche anno fa in radio, quando stava per andare in onda in TV uno degli episodi di Montalbano in cui facevi il farmacista. E da allora che è successo? Ho venduto la farmacia e sono andato in Germania per poter studiare Goethe. Infatti stasera ci sarà questa novità. Questo monumento della letteratura che adesso va in scena attraverso questo lavoro che è alla sua prima mondiale qui a Catania, sì. Con te nei panni di questo anziano 73enne mi pare, grande della letteratura, e col suo amore senile per una giovanissima. Anche i poeti, i letterati, i grandi uomini come era, lo è stato Goethe, aveva anche questa passione per le giovani donne. E quindi è un tratto della vita di Goethe, 73-74 anni, alcuni raccontano di 73, altri scrivono di 74. Poco conta, insomma, esatto, giovane non sempre era. Sempre attempato. E allora, certo, io non ho ancora quell'età, mi ci avvicinerò fra qualche po'. Entrare nei panni di questo grande personaggio non è stato facile, non per niente sono fatte tantissimi mesi di prove, e poi il regista è uno di quelli che... Quindi molto lavoro alle spalle. Molto lavoro, Elio ha grande cultura, conosce molto bene il discorso su Goethe e tutte le sue opere, e quindi ha cercato di infondermi, proprio inculcarmi
nella mentalità di sentirmi anzianotto, ma nello stesso tempo, insomma, sarei nella condizione di considerare la mia vita sciupata per il fatto di non aver avuto voi. Questo, senza bisogno di essere vero, suona come qualcosa che scalda il cuore. E non era necessario. Però era vero. La verità non è una scusa per situazioni imbarazzanti. Ecco di nuovo una maestosità di frase. Se ora voi criticate me, criticate voi stesso. Mi arrendo. Per favore, riflettete sul fatto che ho appena 19 anni. Solo? Già. Orribile. Devo ammirarmi. Me ne rallegro. Naturalmente. Molto. Adie! Come ti ci sei trovato? Come ti ci sei calato? Mi ci sono calato. D'altra parte, insomma, sono più vicino a quell'età che non a quella di 40 anni. E però il gusto, il bello che sto trovando è che fai tu un personaggio che è esistito. Quindi dopo 50 anni di teatro hai fatto tanti personaggi che hai inventato, in modo particolare nelle commedie brillanti, nelle parti comiche, nelle caratterizzazioni. E cosa di diverso qui hai trovato? Qua di diverso, ripeto, ho tentato di cercare di entrare nella mente di Goethe come avrebbe agito veramente, e ho cercato di farlo, spero che di far capire che sto impersonando Goethe, chiaramente con la mia umiltà, con il mio senso d'attore navigato, sì, ma comunque un approccio importante. Quando, dopo una notte di pioggia, la nebbia rimane sospesa sui boschi, sembra quasi che le cime degli abeti sbevazzino in un mare di nebbia. Ah, sbevazzino! Per capirlo devo tradurmelo in francese. Sbevazzino. No, è sufficiente che voi vi comportiate come se foste della mia stessa opinione, ma anche dell'opinione contraria, affinché tutti coloro che stanno passeggiando sulla promenade possono vederlo a distanza. Siamo una coppia che non va disturbata, siamo immersi nella più appassionata conversazione. Da Torino ad Hamburgo, noi siamo importanti, Ulrike, siamo la coppia della stagione! Ma se voi non volete, opponetevi, così che io parlando possa minimizzare la vostra opposizione. In tal caso, anche il più insensibile dirà: quei due non possono essere disturbati, mentre noi non facciamo altro che parlare per parlare. Non essere disturbati mentre si parla del niente. Siete un genio dell'inganno. Dell'inganno che tendo a me stesso. Sono superabile in questo. Voi volete superare sempre tutti. Il fatto che non mi va di essere superato dagli altri. Solo perché sapete di poter superare sempre tutti. Ulrike, il vestito che vedi oggi non sembra indossato, ma sembra nato con la vostra stessa pelle. Voi esprimete ciò che io sento. Grazie. Buongiorno, un vestito nuovo. Forse da Vienna arrivano dei corrieri che portano vestiti nuovi tutti i giorni. Tra una settimana avrete dimenticato quello di oggi e lo crederete nuovo. No, assolutamente. Intanto io spero che il pubblico dei vostri ammiratori pensa che sia io a disegnare i vostri vestiti, o almeno a ordinarli. È così. Quando scelgo un vestito, penso a voi. Nessun essere umano è in grado di dire cose così belle su un vestito come fate voi. Nessun essere umano indossa vestiti come li indossate voi. E ho voluto veramente cimentarmi, perché è un drammatico, è un negativo sotto certi aspetti Goethe. E quindi in queste forme ho cercato di compenetrarmi. Forse sono le parti più difficili, che non quelle dell'innamoramento, i dialoghi con Ulrike. Forse sono i dialoghi, i monologhi, quelli che fanno vedere veramente Goethe, quello che era come persona in quel momento di amoreggiamenti. Io vi darei un bacio! Venite, eccellenza! Nelle vostre mani mi sento così leggera, come non lo sono stata mai! Ulrike, io prima mi distaccavo sempre dalla mia compagna di ballo, giocavo fuori il matto, ma da voi non mi staccherò mai! E io pure sono una parte di voi.
Chi è che gli ha interrotto? Il signor Delor, un greco diventato ricco commerciando in Oriente. Favolosamente ricco. Questa musica è solo un'occasione per un curioso gesto di dolore! Tu stai in scena praticamente dall'inizio alla fine? Sì. Sì, è insomma, delle poche, non è roba da poco. Sì, è uno dei pochi lavori quando non si esce mai di scena. Magari hai fatto spettacolo da protagonista con tre atti, ma c'è sempre qualche scena con cui dove ti riposi, stai dietro le quinte, ti rilassi, bevi un bicchiere d'acqua. Qui invece è un'ora e mezza dura fissa. Prova. Sì, una prova. Vabbè, ma fisicamente credo che ancora ci riesca a fare. Sì, che c'è. Me stesso che non c'era niente. Niente! Niente! Niente rende così misero come un amore felice. Scrivi, un Dio ti diede il dono, la facoltà di dire quanto soffro. Quale miserevole vantaggio! Bisogna sapersi essere, bisogna che sia capace di spararsi. Dover dire quanto soffro è contro tu. Per il suo verde, lotta, staccò la pistola dalla parete, la pulì scrupolosamente e la diede al suo albero, finché costui la consegnasse a verde, finché questi ponesse fine alla sua lurida condizione con una pistola pulita da lotte. Tu ti rifugi nella scrittura, tu non hai mai, mai, mai sofferto fino ad ora. Stati gli altri a soffrire. Voi che l'uomo disse ieri quando eravamo accolonnato, tu ragazzoni vuol dire oggi a quello là. Oggi sembrate bello, mi ha detto l'altro ieri. Non disse, siete bello. Oggi sembrate bello. Solo oggi. Quando si tratta dell'età, alla tua età, esiste solo l'offesa, ma non soltanto quando si tratta dell'età. Guarda Byron Scott che domina la scena! Tu sei riesce? E questa non è né una cosa brutta né una cosa nuova. E non si muore per il fatto di essere vecchi. Scrivilo! Non potete chiamare. Questo è brutto. Forse amare puoi, ma bisogna abituarsi a non essere più, mai più amati. Sì che ce la fai, ma cosa ti ha dato, ti sta dando questa esperienza? Nella vita si acquisisce sempre. Ma ascolta, sì, allora, nella vita, ma in questo caso la mia scommessa è come attore, chiaramente. E quindi mi ha dato la possibilità di fare qualcosa che fino ad ora non avevo fatto. Molto impegnato, perché il fare il pirandello in certo qual modo è sempre importante, ma ripeto, come ho detto prima, fare un lavoro difficile, anche perché il linguaggio usato dal tedesco e poi dalla traduzione non è di quelli facili, dalle espressioni, e quindi anche questo nella memorizzazione, nell'interpretazione vera di ogni battuta. Cos'è? Un ritmo. Oh no! No!
74 anni. Esagerate di nuovo. 73. Il primo di gennaio sono esattamente così vecchio come lo sarò il 28 di agosto. Per me però, 73. 73 è un numero meraviglioso. Potete credere, anche tra i numeri sono di più belli e di meno belli. 73 è un numero bello da baciare. Io mi sono innamorata del 73. Per favore, restate ancora per un po' con 73. Per altri minuti. Mi fa ancora male? Ha fatto male, molto, ma in modo stupendo! Nella testa la festa del dolore! E tutta la notte la festa del dolore mi parlava di voi! Noi partiamo! Partite! Andiamo a casa! A casa? Mia madre è buona così! E senza alcun preavviso noi fossimo una coppia, lei è rimasta impressa! Butteresti un sassolino contro la finestra della mia porta! E poi io sarei seduto, sveglio! E scenderei là sotto ad abbracciarti, a baciarti, vorrei che ti porterei con me per sempre! Se io dovessi sentire dentro di me che questo amore è senza speranza, allora è meglio metterli in vivere! Senti, insomma, come un banco di prova. Sì, 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 un banco di prova. D'altra parte sono ormai nella fase discendente in questo campo del lasciamo città. Stare, diciamo, invece in bocca al lupo. Certo, in bocca al lupo e crepi il lupo. Crepi il lupo e alle prossime sperimentazioni e ai prossimi lavori. Certo. Sentimento.
graziosità, irraggiungibilità, assenza di dolore, assenza di peso, assenza di tendenza, un vuoto libero da tutto, libero, finalmente libero. Quando si svegliò, aveva qualcosa di suo in mano, ed era lui. Allora sapeva chi aveva sognato.